buonasera, buonanotte, buon qualsiasi orario sia quello in cui state guardando questo video, se lo state guardando. No. Sì. Lo so, non dite niente, lo so, mi rendo conto che questo ciuffo oggi è ridicolo, sembra tipo un misto tra Dolce Remy e Alfalfa, mi rendo conto, chiedo scusa. Ma parliamo d'altro, video inedito. Chiedo scusa, non ho afferrato. Per la prima volta ho deciso di dedicare un video a un film che ho appena visto al cinema e che è tuttora nelle sale. A meno che non state tipo vedendo questo video con anni di ritardo, in quel caso... No! Questo è comunque un video che fa parte della serie di video Che film mi consigli? Solo che questa volta ci teniamo su un titolo specifico e non su un genere cinematografico che comprende molti altri film. Questo per dirvi che rimaniamo sullo stile semplice rubrica periodica, senza alcuna pretesa professionale, in cui ci scambiamo gusti e opinioni personali su film che ci sono piaciuti o non ci sono piaciuti, o l'una e l'altra cosa, o viceversa, o quel che cazzo ne pare. Principessa! The Lone Ranger. Parliamone. Innanzitutto vi chiedo, l'avete visto? Non l'avete visto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Perché sì, perché no? Lo consigliereste? Io sì. Ma se amate un determinato standard cinematografico, andiamo a vedere un attimo di che si tratta. The Lone Ranger è un film che è uscito nelle sale italiane il 3 luglio 2013, diretto da Gore Verbinski, che ricordiamo alla regia anche dei tre episodi dei Pirati dei Caraibi, Il terrificante The Ring e l'amabile commediola Un topolino sotto sfratto. Verbinski è un regista creativo e sperimentatore che sembra continuamente alla ricerca del suo marchio di fabbrica autoriale, un po' come Tarantino Pulp, Tim Burton Dark, eccetera. Oppure non gliene frega una merita dello stile autoriale. Sì. Ma è semplicemente un genio del merchandising, che sa esattamente cosa girare e come girarlo per sbancare al box office. Yeah. Genio. Verbinski infatti ha provato un po' tutti i generi e un po' tutti gli stili. Proviamole tutte. Ma probabilmente quello in cui riesce meglio è la commedia d'avventura, sempre affiancato in queste pellicole epiche dal celebre produttore Jerry Bruckheimer, uno dei più attivi produttori cinematografici con radar sbancabotteghino degli ultimi 20 anni. Tra le sue produzioni ricordiamo Top Gun, Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, I Pirati dei Caraibi, King Arthur, Il Mistero dei Templari, Prince of Persia e The Lone Ranger. Sti due diciamo che di sicuro non fanno sto gran cinemone di qualità, ecco, ma di sicuro hanno capito tutto della vita. Sì. Tanto che mi fanno pensare ai nuovi Steven Spielberg e George Lucas, ai tempi in cui facevano coppia regista-produttore con la mitica saga di Indiana Jones. Torniamo a The Lone Ranger. Il film è l'adattamento del personaggio soprannominato The Lone Ranger, apparso in diversi film e serial cinematografici e in una popolare serie televisiva andata in onda dal 1949 al 1957, trasmessa in Italia come Il Cavaliere Solitario, e tratto a sua volta da un fumetto e da un programma radiofonico. Trama! Costretto a posare come una statua in un piccolo museo locale, il vecchio guerriero indiano Tonto incrocia lo sguardo di un bambino mascherato da ranger solitario e comincia a raccontargli la vera e rocambolesca storia di come gli eventi hanno trasformato l'uomo di legge John Reed in un leggendario giustiziere. In un'epica avventura piena di sorprese lungo il suo movimentato percorso, i due improbabili eroi Tonto e John, spesso impegnati in scenette comiche, combatteranno fianco a fianco contro l'avidità e la corruzione, demolendo e consolidando allo stesso tempo il mito venutosi a creare attorno alle loro gesta, sotto lo sguardo rapito del bambino. Due pollici bene bene in alto. Dunque, affinché il film vi piaccia, dovreste andare al cinema con la prerogativa che state andando a vedere un film di intrattenimento e con una buona dose di battute leggere e spesso stereotipate. Se siete dell'umore adatto per tutto questo e vi è piaciuto il primo capitolo dei Pirati dei Caraibi, vi divertirete molto, perché trovo che il film dal punto di vista dell'intrattenimento sia fatto molto bene, tiene alta l'attenzione, non annoia, come secondo me invece hanno fatto gli altri due capitoli della saga dei Pirati dei Caraibi. Ma non cagare il cazzo. Proprio a causa del fatto che sono rimasto molto delusa dal secondo e dal terzo capitolo dei Pirati dei Caraibi, le mie aspettative erano parecchio basse. In realtà mi sono ricreduta. Davvero? Penso che per il suo genere The Lone Ranger sia fatto molto bene. È comunque un Pirati dei Caraibi ambientato nel Far West, ma con il lustro del primo capitolo della saga. Quel tipo di intrattenimento stile American, disneyano, un po' sempliciotto, ma divertente, che fa passare alla famigliola o al gruppo di amici che vuole andare a divertirsi un paio di piacevoli ore. Cosa? Sì, dura 2 ore e un quarto. In bocca al lupo. Plus ultra alcune citazioni del terzo capitolo della saga di Ritorno al Futuro, anch'esso ambientato nel Far West. Per esempio il rocambolesco inseguimento su una locomotiva a tutta velocità, in cui la graziosa Ruth Wilson nel ruolo di Rebecca Reed, moglie dello sceriffo, scivola dal treno e rimane a testa in giù appesa per l'ingombrante gonna dell'abito, proprio come Clara Clayton nel 1885 nel tentativo di raggiungere Doc Brown in testa al treno.
e ancora la spettacolare scena in cui la locomotiva precipita nel burrone, proprio come precipitò quella di Ritorno al Futuro nel mitico burrone Clayton, poi rimasto Shonash. E infine una battuta del perfido fuorilegge Butch Cavendish, che dice all'indiano tonto qualcosa come: dove credi che vada questo treno? Nel futuro. Ah-ha! Proprio come la locomotiva che Doc e Marty hanno sfruttato per spingere la DeLorean a 88 miglia all'ora e tornare al futuro. Ho molto molto apprezzato, sì. Sei un demente. Lode, lode, lode all'inconfondibile Hans Zimmer per le musiche. Dal gusto un po' epico, un po' sgangherate Sherlock Holmes style, che ha composto sempre lui. In perfetto stile Zimmer. E complimenti alla fichissima rivisitazione dell'Overture del Guglielmo Tell di Rossini. Hans Zimmer sarà pure tedesche, ma ormai compone per Hollywood e me viene da lì. Amaragani. Voi e la vostra sfacciatissima arrogante pretensione. Per una volta, azzeccata, l'ho trovata una divertente rivisitazione. Alla grandissima. Chi l'ha visto mi corregga se sbaglio, ma trovo che Johnny Depp, con l'interpretazione del personaggio dell'indiano tonto, sia rimasto sempre nel ruolo da caratterista, ma finalmente è riuscito a uscire dal trip Jack Sparrow cappellaio matto. Sarà stato forse il gran nasone di lattice dalla gobba pronunciata che gli cambia i connotati? Che dite, gli danno l'Oscar per questo? O l'attitudine del personaggio all'inespressività, che ha un po' stemperato le sue bizzarre caratterizzazioni? Eppure l'ho trovato bravo e rinnovato, proprio perché, nonostante la costrizione all'impossibilità, Mr. Johnny è riuscito ad essere comunque estremamente comunicativo. Ma nonostante il fascino indiscusso del signor Depp, io sono stata tutti occhi per l'astro nascente Armie Hammer, che è un po' il corrispettivo di Orlando Bloom nei Pirati dei Caraibi come ruolo, con la differenza che Orlando, non me ne vogliate, è un gran cane però. E Mr. Hammer invece spacca! Attore generoso nell'essere divertente, divertito, espressivo e coinvolto. Armie Hammer è giovanissimo, pensate, a solo 27 anni. Eppure non sfigura neanche un po' vicino al suo collega veterano Johnny Depp. Il giovane Hammer lo potete ammirare anche al fianco di DiCaprio. In J. Edgar, film drammatico sulla storia della fondazione del Federal Bureau of Investigation, FBI. E anche nell'interessante The Social Network, sulla storia di David Zuckerberg, creatore di Facebook. E infine nella commedia Mirror Mirror, versione leggera e molto rivisitata della fiaba di Biancaneve. Vi segnalo anche la presenza della favolosa Helena Bonham Carter nel ruolo della gestrice di un bordello con i capelli rosso a fuoco e con una gamba dall'abilità molto particolare, un po' stile Soft Grindhouse. William Fichtner è il cattivissimo fuorilegge Butch Cavendish. Anche se io personalmente non le ho mai viste, so che è stato lo sceriffo protagonista Tom Underlay nella serie TV Invasion andata in onda nel 2005 e l'agente federale Alexander Mahone in Prison Break. Io me lo ricordo nel ruolo del terribile direttore di banca di Batman The Dark Knight, il Cavaliere Oscuro. Che Cavaliere Nero lui è delica per cazzo! Che durante la rapina d'apertura film effettuata da Joker, invece tipo di accartocciarsi a terra terrorizzato, con una calma invidiabile tira fuori un fucile a pompa e comincia a sparare verso i rapinatori come se non ci fosse un domani. Lui è delica per cazzo! Nel ruolo di Butch Cavendish mi è piaciuto molto, anche se lo hanno sfigurato con il trucco. Vi segnalo anche James Page Tale, nel ruolo di Dan Reed, sceriffo e fratello di Armie Hammer, già visto nel ruolo dell'affascinante protagonista sbarbatello Will Travers nella serie TV giallo thriller Rubicon, e ancora Barry Pepper nel divertente ruolo del capitano stile Settimo Cavalleggeri Jay Fuller, già visto a fianco di Edward Norton nella 25esima ora o anche nel ruolo del secondino Dean Stanton nel Miglio Verde. Insomma, se vi piace la commedia d'avventura nella più classica delle magie del cinema e avete visto I Pirati dei Caraibi più di 3 volte, allora adorerete questo film. Fatemi sapere se lo andate a vedere e se vi ha divertito. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video Cucine da Incubo, con una collaborazione speciale. Ciao, ve amo. Muah.